Iniziamo il consiglio, prego il segretario per appello nominale, grazie. Senatore avvocato Ernesto Magorno, sì. Francesca Amoroso, Francesca Amoroso, a sé. Francesco Barcalotta, sì. Vado. Antonio Calderuccio, sì. Roberta Marra, sì. Giuseppe Pascale, sì. A sé. Grazie. No, come a sé? Ornella Perrone, sì. Costantina Sticozzi, Francesco Suriano, sì. Marcello Pascale, sì. Pierluigi Benvenuto, sì. Daniela Marsiglia, Sandra Paglionico, sì. Constatato che il consiglio è il numero legale, dichiaro aperto l'assemblea. Come consuetudine, ascoltiamo l'inno di Mameli prima di iniziare i lavori. Grazie. Diciamo che è il primo consiglio da febbraio con l'apertura al pubblico, ai cittadini, quindi ci avviamo finalmente a dare la possibilità anche ai nostri concittadini per poter assistere dal vivo alle sedute del consiglio comunale. Ringrazio per questo anche la conferenza dei capigruppo che ha voluto insieme alla presidenza appunto concedere questa apertura. Speriamo che si vada avanti così, insomma, nel ritorno alla normalità. Procediamo, se non ci sono interventi, con l'ordine dei lavori, con il punto numero uno, che è l'approvazione. Prego, consigliere Massi. Sì, io volevo fare soltanto alcune precisazioni anche in merito al comunicato che abbiamo pubblicato stamattina.
Ormai siamo in una fase in cui il nostro paese deve cominciare a rinascere, nel senso che abbiamo superato la fase emergenziale. Abbiamo notato che la presenza dell'amministrazione e del sindaco è stata quotidiana e costante nella prima fase, con l'intento che è stato apprezzato di contribuire a tranquillizzare la cittadinanza. E questa presenza è andata scemando nelle fasi successive. Secondo noi invece in questa fase, che è ancora più delicata, la vicinanza dell'amministrazione e soprattutto del sindaco era ancora più essenziale che nella prima, dove effettivamente eravamo tutti a casa. Si avverte ancora una certa paura e timore nell'affrontare la stagione estiva da parte di una molteplicità di cittadini. Una paura che è dovuta ovviamente al naturale e sperato arrivo di molti turisti in questo periodo, che dovrebbe contribuire appunto a far crescere l'economia della nostra cittadina e soprattutto a contemperare l'esigenza del rispetto delle normative sanitarie. E queste preoccupazioni sono state avvertite anche dagli operatori commerciali che sono arrivati già a estate avanzata a dover affrontare, a dover applicare le varie normative, e secondo noi è mancata una linea guida univoca per tutti gli operatori, per gli operatori turistici. Basti pensare a tutte le soluzioni che sono state trovate per quanto riguarda l'arredo urbano. L'applicazione delle normative anti-Covid doveva rappresentare, secondo noi, un'opportunità per far crescere il nostro paese, dettando delle linee guida univoche sulle soluzioni da adottare. Invece gli operatori si sono adoperati ognuno con le soluzioni che ha ritenuto più opportuno, sostenendo anche dei costi, e invece sarebbe stato opportuno magari dare delle linee con degli investimenti comuni, magari le più economiche possibili, in modo tale da contribuire a dare un maggior decoro al nostro paese. Questo, gli operatori si sono trovati un attimino sprovvisti per quanto riguarda questa situazione da affrontare. Noi proprio per questo motivo avevamo più volte richiesto tavoli tecnici, perché proprio insieme all'amministrazione volevamo contribuire a dare degli spunti, sia per quanto riguarda l'arredo urbano, per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda le problematiche relative all'estate imminente. Questo, ovviamente, la nostra proposta era sempre nello spirito collaborativo che ha caratterizzato la prima fase emergenziale, che responsabilmente abbiamo ritenuto di adottare nella prima fase emergenziale, e con sempre maggiore responsabilità avremmo voluto adottare anche nella seconda fase. Però la tanto decantata collaborazione, i vari applausi all'opposizione per la nostra collaborazione, poi non hanno trovato riscontro pratico, perché effettivamente non abbiamo contribuito a nessuna scelta fatta dall'amministrazione fino ad oggi, né tantomeno sono state prese in considerazione le nostre proposte. Una fra tutte, quella della gestione delle spiagge libere, che a tutt'oggi è rimasta incontrollata, tranne la posizione di alcuni cartelli di recente, e soltanto in dato odierno ho visto nelle news del sito del Comune di Diamante che è stata pubblicata un'ordinanza, la numero 301, per la gestione delle spiagge libere, datata 19 giugno, che però non è stata pubblicata all'albo. Proprio per questo motivo noi ribadiamo la nostra proposta di gestione delle spiagge, tant'è che adesso è anche suffragata dal fatto che in Consiglio regionale è stata approvata la legge numero 13 per la gestione del demanio. Quindi riproponiamo la possibilità di individuare un determinato numero di spiagge da adibire al servizio pubblico e dare la possibilità agli esercenti, ai balneari, di ampliare la propria concessione, anche perché in questo modo, limitando il numero delle spiagge da dover controllare, si può fare un servizio più efficiente, un controllo maggiore e una manutenzione migliore. Ha chiesto di parlare il sindaco, prego. Sì, ci
sono momenti e momenti, ci sono momenti in cui è necessario stare tutti i giorni a fare dirette, a parlare continuamente con la gente, poi ci sono i momenti in cui bisogna lavorare. E noi stiamo lavorando, stiamo facendo, non solo producendo atti, ma producendo anche fatti. Fatti che non si sono mai verificati nel corso di questi anni nella nostra comunità. Io continuo a pensare che virne avanti, come dicevano i nostri avi, e che questa estate, con provvedimenti che non vengono osservati in nessuna parte del nostro paese e che sono stati anche la non osservanza sollecitata da un certo modo di fare molto diffuso anche nella nostra comunità, ha vinto il dio danaro. Questo è il punto. Io sono contro il dio danaro e lo combatto in ogni modo. Il dio danaro, vengono prima di tutto gli interessi dei cittadini. Sulle spiagge libere non siamo d'accordo, l'ho già detto, l'ho ripetuto, le spiagge libere devono essere a disposizione dei cittadini di Diamante e anche dei proprietari della seconda casa. Non siamo d'accordo su questo. Noi siamo l'unico comune, al di là delle chiacchiere, che ha fatto un'ordinanza, che ha disciplinato l'accesso alle spiagge libere, che ha messo i cartelli che indicano i comportamenti e che ha preso tre vigili, vi sfugge. Stiamo lavorando in silenzio. Non c'è bisogno fino ad ora ancora di fare una diretta che farò nei prossimi giorni, quando sarà tutto completo il piano di intervento dell'amministrazione. Avremo tre vigili, siamo l'unico comune che avrà tre vigili che lavoreranno solo sulle spiagge. E già adesso stiamo operando sulle nostre spiagge. E al di là delle cose che circolano, io ho i filmini delle spiagge che mi fanno, quelli che vanno a controllare, che controllo giorno per giorno. E devo dire che fino a questo momento, nonostante il lassismo generale che c'è in Italia, nella nostra regione, nel nostro territorio, i comportamenti di chi frequenta in generale la nostra città non sono certamente quelli che dovrebbero essere, ma sono ancora comportamenti che, grazie a quel modo di fare che noi abbiamo avuto, resistono rispetto a quello che c'è intorno a Diamante. Guardate, la questione che riguarda gli esercizi che fanno ristorazione, bar, io non credo che mai ci sia stata un decoro come c'è quest'anno. C'è decoro quest'anno. Quasi dappertutto c'è decoro. Un decoro che io non avevo mai visto nella nostra città. C'è un decoro per come si sono organizzati le nostre attività. Le hanno fatto dovendo ottemperare le norme Covid, che sono quelle previste, che magari in altri paesi non vengono applicate, e che noi abbiamo pretese che vengono applicate. Ci contestate questo? No, contestate. Se voi ci contestate che noi abbiamo preteso che venissero osservate le norme Covid, io ne prendo atto, perché questo ci state dicendo. Noi abbiamo dovuto dettare delle linee, che sono linee dettate dall'ASP, che le ha cambiate, dalla regione che le cambia e che le ricambia, e che hanno generato confusione, non noi. Hanno generato confusione le ASP, che hanno fatto prima una linea in cui dicevano che bisognava mettere il plexiglass, che bisognava stare a 3 metri, poi hanno cambiato, hanno detto che bisogna mettere a 1,50, che bisogna mettere... La confusione. Questo paese è un paese vergognosamente non governato, i sindaci si trovano di fronte a condizioni da parte delle norme che vengono applicate per non essere applicate. Io lo dico con molta franchezza. Sapete dove si applicano le norme Covid? In chiesa. In Italia, ne hai ragione, si applicano in chiesa e nelle iniziative pubbliche, perché siamo tenuti, non costretti, a farle osservare. Tutto il resto, o c'è una volontà delle famiglie, degli esercenti, delle forze dell'ordine, dei ragazzi soprattutto e delle ragazze, c'è una volontà
di rispettare le norme, o ci vorrebbe l'esercito? Io ho chiesto, ho detto al prefetto, ma anziché passare quei 23 a Cosenza, mandamela a Diamante, li ospitiamo, troviamo un modo per ospitarli e abbiamo la possibilità di poter, cioè, di poter controllare meglio e fare meglio il nostro lavoro di controllo. Questo è il punto vero. La confusione non l'abbiamo generata noi, l'abbiamo subita la confusione. L'abbiamo subita. E io mi sono assunto una responsabilità che nessun altro sindaco si è assunto. Forse questo sfugge ai più. Noi abbiamo una ristorazione che è dall'altra parte della strada, che per norma non potrebbe nemmeno essere effettuata. E che quest'anno si fa perché il sindaco di Diamante, altro che le chiacchiere, si è assunto questa responsabilità. Questo è il vero punto. E i controlli che ci sono in questo momento, che non c'entrano niente con il Covid, devono far capire che da settembre è bene che tutti si adeguino. Ci vuole il bagno per i clienti oltre a quello per i dipendenti, o quello per i dipendenti oltre a quello che per i clienti. Forse non ci siamo capiti. Le regole sono regole e vanno rispettate. Il Covid quest'anno, diciamo la verità, sotto certi punti di vista è servito a girare ancora una volta l'ostacolo, ma non si potrà girare in eterno l'ostacolo. Ecco che noi stiamo facendo, al di là di quello che si dice, che siamo assenti, mi vedrete presente, già stamattina sono uscito alle 6, io devo essere presente quando occorre, dove occorre e nell'interesse del Paese. Stiamo lavorando in silenzio per il porto, stiamo facendo grandi passi avanti, sto tenendo informato il capogruppo della minoranza, sto tenendo informato alcune forze sociali e politiche della nostra città. Oggi c'è stato un ulteriore passo avanti, se c'è stata una convocazione della ditta che avrebbe dovuto realizzare il porto a Diamante. Successivamente mi garantiscono che nella prossima settimana sarà notificato il decreto di risoluzione del contratto, ma tutto questo pensate che non è il frutto anche di un lavoro che stiamo facendo? Certo che è il frutto di un lavoro che stiamo facendo. Più difficile, anche rispetto al Covid, perché sarà molto più difficile gestire le piazzette del centro storico con i ragazzi che non ne vogliono sapere di rispettare le regole. E però dovremmo lavorare tutto in questa direzione, perché se i ragazzi sono andati a fare gli esami di Stato hanno dovuto rispettare le norme di distanziamento, e quando torneranno a scuola, io non so che succederà da settembre, il mio anche è un monito. Io sono molto tentato a fare un'ordinanza che obbliga a tenere la mascherina a Diamante, sempre, comunque, in ogni ora, in qualsiasi circostanza. Sono molto tentato dal farlo. Il mio silenzio è un silenzio anche di un sindaco che sta riflettendo, ma se qualcuno pensa che affronto l'estate facendo fare ognuno quello che vuole, allora evidentemente non hanno capito niente, non mi conoscono, o non mi conoscono bene. Sto riflettendo perché ancora l'onda, grazie a Dio, di turistiche arriverà, non è arrivata, ma devo dare però ai nostri concittadini, anche per smentire alcuni uccelli di malaugurio, due indicazioni che sono indicazioni serie. La prima, noi quest'anno nelle seconde case abbiamo già più gente rispetto ai parametri dell'anno scorso, ma molta più gente, e i dati io li prendo dalla produzione dei rifiuti e dal consumo dell'acqua. Noi siamo andati in crisi con la solita quest'anno, perché l'aumento che fa ad agosto ce l'ha fatta adesso. Quindi questo significa, ma lo sappiamo anche perché il vice sindaco sta facendo un lavoro enorme, che è quello di controllare le seconde case, le case che vengono affittate. Lo stiamo facendo, certo che stiamo lavorando. È un lavoro più antipatico, sì. Andare a controllare una casa che è affittata per vedere se dentro ci sono tre persone anziché due o cinque, anziché quattro, è un lavoro antipatico che stiamo facendo. Abbiamo ottenuto un risultato enorme. Noi quest'anno abbiamo già incassato 4.295 euro per le seconde case fittate,
Lo sai quanto abbiamo incassato in tutto l'anno scorso? 3.000. Solo 100 proprietari di seconde case hanno fatto la comunicazione. E al momento 302 proprietari di seconde case hanno fatto la comunicazione. Che fittano le case. E questo non è il lavoro che stiamo facendo, certo che è il lavoro che stiamo facendo. Stiamo facendo un lavoro enorme, che è anche quello di fare un censimento delle seconde case della nostra città. Ma quali provvedimenti sanitari, quali investimenti possiamo fare? Ma anche, scusatemi, rispetto alle seconde case, io vedo qui anche amministratori che hanno amministrato con me negli anni passati, ma uno dei problemi fondamentali rispetto alle seconde case è che noi i servizi li abbiamo programmati in relazione al numero delle seconde case, ma al numero di persone che ci sono nelle seconde case. Se in una casa di 28 metri quadrati ci sono due persone è un conto, perché sono quelle nei parametri di investimento per la raccolta della spazzatura, per l'acqua e per la fogna che un'amministrazione interviene. E questo vale anche per, per il sistema della depurazione. Se noi abbiamo 2.200 seconde case e in quelle 2.200 seconde case ci dovrebbero stare 10.000 persone, 15.000 persone, 20.000 persone e invece ce ne stanno 40.000, i nostri servizi, sai, io dicevo a Vincenzo Vedere l'anno scorso, dice, ma com'è possibile che produciamo tutta questa spazzatura? La produciamo perché nelle case c'è stata molta più gente di quella che ci può stare. Questo è un ragionamento di destra o di sinistra? Non lo so, né mi riguarda se è di destra o di sinistra. È un ragionamento di un buon amministratore che pretende per l'organizzazione, soprattutto in un anno come ho sentito, quella tiritera, come se qualcuno volesse impedire le vacanze ai ceti più deboli. Ma scusate, ma in una casa di 28 metri quadrati uno può fare 15 giorni due, 15 giorni un altro, qual è il problema? Questo significa voler abbattere le presenze nella nostra città? Questo significa voler razionalmente gestire la nostra città? Su alcune cose non ci troviamo, cioè nel senso che io sono convinto che una città deve dare, perché ne hanno diritto quelli che sono proprietari delle seconde case o che vengono nella nostra città, i servizi che siamo obbligati a dare, ma che devono essere proporzionali alla possibilità di investimento. Perché è evidente che se tu in una casa, ti ripeto, di 28 metri quadrati, anziché starci due persone, ce ne stanno sei o quattro o cinque, sei costretto a dare servizi che non puoi dare di fatto, perché non li puoi programmare per una presenza così, diciamo così, diversa da quella che realmente ci dovrebbe. Questo è il punto fondamentale. Noi dobbiamo imparare ad andare con una cittadina come la nostra, che ha una vocazione turistica, deve imparare ad andare in una direzione che è la direzione del rispetto delle regole dell'applicazione di tutte le norme che tutelano la vita cittadina. L'abbiamo fatta anche, lo stiamo dimostrando sul suolo pubblico, senza prendere parte, diciamo così, a chi ci presenta una richiesta, in maniera equa. Stiamo cercando di fare quello che possiamo fare, certo rispettando le regole. I tavoli devono stare nei limiti delle limitazioni previste, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, perché dobbiamo imparare a rispettare tutti quanti le regole, tutti. Quindi il punto fondamentale è concludo, è che se mi volete più presente, mi vedrete più presente, ma già direbbe stamattina, cioè domani uscirò un'altra volta, cominciamo a lavare il lungomare tutti i giorni, tante cose che non sono state mai fatte, le continueremo a fare. Se non ci fosse stato il Covid, sono convinto che avremmo fatto molto di più. Tra qualche giorno saremo nelle condizioni di far vedere anche i progetti, quello del lungomare c'era già in verità, quindi così facciamo vedere a chi è arrivato, che purtroppo quest'anno non ci sono state le condizioni. Ci sono comuni, ho letto sulla, mi chiamano sindaci che hanno acqua pesca, hanno lungomare che non sono praticabili. Noi meno male che c'è quel vecchio finanziamento, devo dire, meno male che non l'avevamo ancora utilizzato, perché quantomeno
consentito di poterlo mettere in sicurezza, di poterlo e di poterlo rispettare. Ultima cosa e concludo veramente. Io non sono un sindaco che torna indietro quando fa un atto. Le mie ordinanze sono ordinanze che dicono A e continuano a dire A. Ce ne sono altri che dicono A, poi tornano indietro, poi fanno B, poi tornano indietro, poi fanno C, poi tornano indietro. Io ho detto alle due, la mia ordinanza è alle due. Sugli orari mi consentirete di dire la verità. Ho sentito il sindaco di San Cinetto, ho sentito il sindaco di Bonifacio, ho sentito il sindaco di Belvedere, ho preso accordi con loro per stabilire gli orari con loro, devo dire. Mi dispiace, ma io ho consultato loro perché mi sembrava giusto consultare loro, che sono quelli che più direttamente sono interessati alla stessa frequentazione, soprattutto di ragazzi la sera, e abbiamo stabilito insieme l'orario estivo. È un orario per anziani? Non lo so, fino alle 3 credo che è un ottimo orario in un anno in cui c'è il Covid. Voi lo sapete che la penso diversamente e non mi vergogno di dirlo. La notte è notte e il giorno è il giorno. La notte si dorme. Io mi auguro che mia figlia non dormi a casa alle 3, quando avrà l'età dei ragazzi che tornano alle 3. Io ma non ho nessuna difficoltà a dirlo e mi auguro che mia moglie, che è molto più dura di me, riesca in questo obiettivo, perché la notte serve per dormire e il giorno serve per fare una miriade di altre cose. La movida non è per forza il fatto che uno ieri sera dopo l'una e un quarto, che ci sente perché ha preso alto, si deve andare a bere sul lungomare, giù. Non è questa la movida, è un'altra cosa la movida. E lo sapete perfettamente che cos'è la movida, lo sanno tutti quello che è la movida, e a me quella movida piace. Detto questo, sono stato travolto dai tempi anch'io, costretto a scegliere di fare questa ordinanza. Sono un uomo di altri tempi che purtroppo nel governo del paese deve adeguarsi, sono stato costretto anche a adeguarmi. Già l'una e mezza per me era un orario abbastanza avanzato nella notte fonda, ma diciamo che di buon grado mi adeguo anch'io al modernismo e ho emesso, concordandolo con gli altri sindaci, nel rispetto anche istituzionale degli altri sindaci, un'ordinanza che è stata poi fatta anche dagli altri sindaci. Sappiate che io non sono uno di quei sindaci che torna indietro, assolutamente. Noi abbiamo lasciato i parcheggi a pagamento perché sono l'unica fonte che abbiamo in questo momento, non abbiamo altre fonti. Non l'abbiamo revocata però questa decisione. Abbiamo lasciato che i parcheggi continuassero ad essere pagati, altri hanno fatto diversamente, poi sono dovuti tornare sui loro passi, perché tra l'altro le maglie del bilancio non ti consentono di poter rinunciare a dei tributi o a degli introiti come questi, perché dovresti andare a trovarla da altre parti, e per andare a trovarla da altre parti, tu fai parte anche di una commissione importante, significa che poi devi andare ad aumentare tributi ad altre fasce della nostra popolazione, che badate sono quelle che le pagano le tasse. Attenzione, poi lo faremo il ragionamento, superiamo questa fase, poi faremo il ragionamento delle tasse, ma attenzione che le tasse e i tributi le pagano sempre gli stessi, le pagano sempre gli stessi, e se non ci fossero sempre gli stessi, noi in questo momento, soprattutto in questo momento, saremmo in una crisi irreversibile nel sistema economico del nostro paese. Grazie sindaco. Io mi ha dato il sindaco spunto per, no, diciamo, la colazione verbale di saluto precedente sulla questione Porto, per ribadire la commissione Porto è in essere. Io ho mandato pure una lettera ai componenti, anche al presidente, per dire che è in essere, quando si vuole si ha facoltà di convocarlo. Quindi giusto questo per chiarire anche al pubblico, ai cittadini, perché è stato un tema affrontato nell'ultimo consiglio comunale. Quindi approviamo, se ha chiesto l'intervento il vice sindaco, prego. Io solo un attimo in merito alla questione della commissione Porto. Presidente, io ti chiedo ufficialmente di
inserire nell'ambito della commissione porto anche un membro esterno che corrisponde al nome dell'architetto Savarese. E ti chiedo questo perché una sorta di logica, di continuità, perché è stato il presidente della passata commissione, se noi siamo qui a parlare di porto, se noi siamo qui a parlare di ANAC, di interventi della regione, lo dobbiamo in gran parte all'architetto Savarese e al lavoro che ha fatto l'architetto Savarese in una commissione che è stata osteggiata e oltraggiata in quel periodo. Quindi chiedo al presidente e a tutta la commissione porto di inserire una figura importante che certamente darà non solo lustro ma anche un input considerevole per la risoluzione del problema. Del porto, intanto dobbiamo con il Presidente chiarire alcune situazioni. Il Presidente del Consiglio, visto che ha rifatto e riproposto quello che era stato già precedentemente fatto, ma nello stesso tempo non si è andato avanti perché in effetti non era stata fatta, praticamente è stata bloccata. E quindi diciamo che nell'ultimo consiglio è stato dato, però bisogna fare un discorso, vedere un attimino gli uffici che cosa dicono, perché io ci sono stato nel comune, ho parlato pure con la dottoressa e abbiamo parlato di alcune situazioni. Dobbiamo far capire oppure verificare quello che dobbiamo fare e che cosa dobbiamo fare, perché altrimenti non servono i presidenti o le commissioni se poi alla fine o gli uffici ti dicono che non puoi avere quelle carte perché non è legittimo e quant'altro. Questo mi è stato detto. Quindi a questo punto... Oh no? No, ce l'avete pure voi. Sì. Sulle carte, cioè sui documenti, certo, la potenza. Quando siamo scesi sotto da voi. Sì, no, solo per neanche per chiarire, per mettere a punto un concetto, cioè abbiamo questa commissione, bene, riuniamola e affrontiamo in commissione tutte queste problematiche. Cioè, però partia io. Nell'invito che ho fatto alla commissione e nell'invito che ho fatto come presidente a te, però del Tupia, ti ho scritto alle facoltà di convocarla per iniziare anche magari a stendere un cronoprogramma e per affrontare la questione. Quindi spetta, tra virgolette, come presidente a te convocarla, riuniamoci e affrontiamo tutte queste questioni. Ti ringrazio per questa nomina di presidente che in altri momenti sono state invece osteggiate. Comunque andiamo avanti e figurati le persone che possono partecipare. Intanto volevo ricordare a Pino che se è vero, come è vero, che il presidente del porto in qualità della persona dell'architetto Savarese ha potuto lavorare perché c'è stata un'amministrazione che si è aperta a tutta la cittadinanza e che ha collaborato con tutte quante le forze politiche che c'erano a favore del porto e siamo riusciti ad andare all'ANAC a fare tutti i passaggi, perché non vi dimenticate che c'è stato un consiglio comunale dove molte persone hanno votato contro e solo poche hanno votato a favore. Quindi non dobbiamo dimenticare questi passaggi che ci sono stati nel nostro paese. Se grazie abbiamo avuto questo risultato, è grazie alla vecchia amministrazione, che tutti quanti adesso
cercano di dare le colpe di ogni cosa che possa succedere. E allora io dico ben venga, io sono andato a tutte le riunioni del tavolo tecnico, diciamo che abbiamo fatto poco, ma quantomeno abbiamo tutelato il nostro comune nei tempi passati. L'unica cosa che mi dispiace è che abbiamo sventrato quel lungomare quando la parte privata non aveva nessuna intenzione di fare il ponte. E quindi è stato una... Però noi l'abbiamo fatto ugualmente, questa cosa, per non dare alibi al privato, quando qualcuno dopo invece ci facevano le conferenze insieme. Allora a questo punto, lasciando stare tutto quello che è successo, andiamo avanti e vediamo un attimino quello che si può fare. Con chiunque, non mi chiudo a nessuno, ci mancherebbe. Ok? Grazie. Grazie consigliere del Veneto. Procediamo con l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Prego. Favorevoli? Favorevoli. Unanimità. Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è ratifica variazione d'urgenza adottata dalla Giunta Comunale. Il relatore è l'assessore vice sindaco al bilancio Pino Pascale, prego. In pratica sono due delibere con variazioni in via d'urgenza di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. Vi leggo la premessa. Te la vogliamo saltare? Se l'hai vista Daniela? L'ho letta. Propone di approvare al bilancio al corrente esercizio provvisorio 2020 le variazioni di cui all'allegato prospetto A. Dare atto nel permanere gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare negli articoli 162 e 193. Di dare atto che verrà conseguentemente variato il documento unico di programmazione in vigore. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 175 dell'agosto 2000 il presente provvedimento verrà trasmesso all'organo consiliare in tempo utile ai fini della ratifica di competenza. Inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale ai sensi dell'articolo 216, di dare atto che il responsabile del procedimento misure di solidarietà Calabria, erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore dei nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, di cui l'articolo 44-2020 PAC Calabria, individuato nel dipendente comunale avvocato Rosina Silvestri nella sua qualità di responsabile del settore primo demografici, trasparenza pubblica, istruzione, turismo, sport e spettacolo, cultura e welfare. Di dare atto che la somma spettante al comune di Diamante dovrà essere trasferita all'ente da parte della regione Calabria mediante girofondi sul conto numero 186510. Di dichiarare la presente deliberazione stante l'urgenza di provvedere immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 numero 267 del 2000. Grazie assessore Pascale, ci sono interventi, procediamo con l'approvazione. Favorevoli? Unanimità, immediata esecutività, favorevoli? Unanimità, si approva. Sì, la proposta è pronta. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Relatore sempre l'assessore Pascale. Vabbè, qui lo sapete, questi sono debiti fuori bilancio
che provengono da sentenze da parte del giudice, quindi c'è poco da discutere e da parlare. Quindi chiaramente le dobbiamo riconoscere il Consiglio Comunale, quindi ripeto, sono sentenze, sono debiti che derivano da sentenze da parte del giudice. Non credo che le vogliamo leggere tutte quante. No. Su questo punto anticipo il voto negativo di questo riconoscimento di debiti fuori bilancio, perché si tratta innanzitutto di un elevato numero di sentenze, quindi per esprimere un parere di legittimità avremmo dovuto andare ad analizzare tutto l'iter procedurale che ha determinato quella sentenza, cosa non fattibile in 24 ore ovviamente, perché si tratta di convocazione con straordinario del Consiglio, quindi i documenti sono a nostra disposizione da ieri, e soprattutto perché è stata inserita l'introduzione in questi debiti fuori bilancio di alcune sentenze che non sono provvisoriamente esecutive, quindi anche in questo caso dovremmo andare a valutare come mai sono state inserite le scelte dell'ente di non ricorrere, di non continuare il giudizio, nel senso che... Allora, giusto per precisare che per legge vanno riconosciute in debiti fuori bilancio tutte le sentenze, ancorché non definitive, proprio perché sono provvisoriamente esecutive, quindi il creditore può agire con un atto di esecuzione anche sulla base di una sentenza di primo grado, sì, ancorché impugnata. E il riconoscimento si pone come un atto non discrezionale, ma vincolato e vincolante per l'amministrazione, perché si tratta di sentenze, non di valutazioni arbitrarie da parte degli uffici, e quindi non c'è una scelta tra riconoscerle e non riconoscerle, vanno riconosciute e messe in esecuzione, purtroppo piaccia o soprattutto non piaccia. Beh, c'è da dire un'ulteriore cosa, che questo, che le sentenze, questo tipo di libri vanno alla Corte dei Conti, per cui se ci sono state delle responsabilità in capo o agli uffici o gli amministratori saranno rilevati in Corte dei Conti. Lo dico però ai cittadini, perché siccome sono notevoli, non solo nel nostro comune, in generale negli enti sono notevoli questo tipo di debiti fuori bilancio che vanno riconosciuti, per fortuna a tutela c'è ancora la Corte dei Conti che può rilevare eventuali responsabilità. E poi volevo fare un'altra domanda, segretaria, come mai si fa riferimento a una determinazione della Corte dei Conti della Regione Sicilia? Allora, innanzitutto voglio precisare che non stiamo parlando di una materia che è attratta dall'essere la Regione Siciliana una regione a statuto speciale, perché la contabilità pubblica è uniforme su tutto il territorio nazionale, quindi le regole o comunque i pareri di una Corte dei Conti Sicilia valgono tal quali una Corte dei Conti Basilicata, Calabria e quant'altro. È richiamata perché in passato c'è stata una diatriba sul fatto che in esercizio provvisorio si potesse o meno procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio. Fino al 2014 la tendenza era per la negativa, cioè si diceva che non si potevano portare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio nell'esercizio provvisorio. Poi tutta questa costruzione è stata smontata e diciamo, la sintesi del parere della Regione Sicilia del 2016 è proprio questo. Perché si dice appunto quello che ripetevo prima io, che il fatto di portare il riconoscimento del debito fuori bilancio è un atto vincolato, non discrezionale, deve essere fatto proprio perché il Consiglio deve costantemente, nei limiti del possibile, monitorare l'andamento dell'esposizione debitoria dell'ente. Si è precisato questo perché a un certo punto era invalsa la prassi presso alcuni enti in esercizio provvisorio, perché spesso appunto non si riesce ad approvare nei termini del bilancio, di far pagare i debiti fuori bilancio per non avere esecuzioni dai dirigenti, e poi si portava in ratifica al Consiglio Comunale una volta che il pagamento già era stato fatto. Questa pratica è stata stroncata, diciamo, dalla Corte dei Conti, che ha detto che assolutamente non è corretta, e la scusante non può essere che non avendo il bilancio tu non hai potuto fare il riconoscimento, anzi, anche non avendo il bilancio ed essendo quindi in esercizio provvisorio, devi e puoi fare il riconoscimento. Bene, procediamo all'approvazione. Favorevoli? Contrari, quindi. La immediata esecutività?
favorevoli. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno del Consiglio, affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 2020-2025, approvazione dello schema di convenzione e delle direttive per l'espletamento della procedura. Anche qui è l'assessore al bilancio, Pascale. Il microfono, propone di richiamare le premesse quale parte inerente sostanziale della presente deliberazione, di approvare ai sensi dell'articolo 210-267 del regolamento comunale di contabilità lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2020-2025, eventualmente rinnovabile per una sola volta solo qualora ricorrono i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri. Nel rispetto ai criteri della procedura e della tempistica ivi prevista, schema che si allega al presente atto quale parte integrante sostanziale, quale allegato A, dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto, offerta tecnica, punti 70, tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione: numero di sportelli bancari aperti e o di futura apertura in ambito comunale, servizio di tesoreria effettuato per conto di altri enti negli ultimi 3 anni, giorni da credito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari sui filiali del tesoriere, giorni da credito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari sui filiali di altri istituti, accettazione di credito pro soluto certificato dall'ente con applicazione di tasso passivo al cedente, pari al tasso offerto per la convenzione di tesoreria attiva da attivare per l'ente, gratuità installazione canoni per POS da installare presso sportelli o altri punti indicati dall'ente. Restano esclusi dalla gratuità le eventuali commissioni per le transazioni effettuate tramite carta o pago bancomat, servizi aggiuntivi e migliorativi offerti ai cittadini senza onere per l'ente. Poi c'è l'offerta economica a punti 30, commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carta da credito da installare presso i sportelli e altri punti indicati dall'ente. Punti 100, di demandare al responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto 267. Ci sono interventi? No. Procediamo con l'approvazione. Favorevoli? Favorevoli. Unanimità. Immediata esecutività? Unanimità. Passiamo al punto numero 5. Del Consiglio Comunale. Delibera concessione valorizzazione dei beni culturali. Relatore è il consigliere Cauteruccio, prego. Sì. Grazie Presidente. Questo atto deliberativo che rappresenta un traguardo e uno degli impegni che credo la nostra amministrazione comunale, la maggioranza, aveva preso, è finalizzato alla concessione a terzi dei servizi museali che riguardano 5 siti di interesse storico, archeologico e culturale della nostra città. E mi riferisco al Monastero Francescano dei Minimi, all'area archeologica dei Ruderi di Cirella Antica, al Mausoleo Romano, all'area archeologica di Punta Cirella, che, su cui insiste anche lì circoscritta un'area archeologica, un parco archeologico, e alla torre semaforica, alla torretta detta del semaforo, che
credo che questo provvedimento, un provvedimento di questo tipo, si vada anche ad innestare in alcune linee nella direzione che nel suo intervento iniziale ha prospettato il sindaco. Abbiamo la necessità, nel momento in cui cominciamo a censire le seconde abitazioni, nel momento in cui cominciamo ad applicare alcune regole sulle seconde abitazioni, nel momento in cui cerchiamo di modificare, di modellare le presenze turistiche nella nostra città, che quest'anno, come diceva il sindaco, nei trend di giugno si mostrano eccezionalmente, straordinariamente, molto più numerose rispetto al passato, abbiamo la necessità di sviluppare e di aprire a presenze turistiche anche altre nicchie di turismo che in precedenza erano state trascurate. Questo atto di indirizzo politico ha una durata biennale, si propone di individuare tra cooperative e associazioni un gestore di questi 5 siti, quindi andiamo anche in una direzione di gestione praticamente unificata dei siti. L'impostazione che si dà è quella del biglietto unico, in modo da garantire anche la circolazione dei turisti su tutto il territorio comunale. Per garantire la circolazione del turista dal centro storico di Diamante, dalla torre semaforica al centro urbano di Girella, agganciando la punta Girella, fino ad arrivare ai ruderi di Girella, che probabilmente sono stati da sempre visti e concepiti quasi come un corpo estraneo, purtroppo, rispetto ai centri urbani, tanto di Girella quanto di Diamante. Il ticket è unico e a 5 euro per gli individuali consente di visitare tutti i siti. C'è probabilmente un inciso da aggiungere, segretario, che avevo colpa mia, avevo dimenticato io nella redazione dell'atto deliberativo. Soprattutto per quello che riguarda il mausoleo, chiaramente ci proponiamo di condividere questo percorso con la soprintendenza ai beni archeologici. Il soggetto affidatario viene vincolato da questo atto di indirizzo politico ad avere in organico almeno un laureato in conservazione dei beni culturali o persona o soggetti che posseggano titoli di studio o abilitazioni affini. I laureati in conservazione dei beni culturali normativamente nelle aree circoscritte, quali le aree archeologiche, i musei, l'area archeologica di Punta Girella, il monastero francescano dei Minimi, il mausoleo, in quelle aree circoscritte agiscono da vere e proprie turistiche. Chiaramente quello che ci proponiamo, coinvolgendo laureati in conservazione dei beni culturali, è di stimolare i giovani della nostra città e chiunque possegga un titolo di studio di questo tipo a fare l'esame di abilitazione a guida turistica, perché nella circolazione dei turisti su un territorio comunale, quando soprattutto si vuole coinvolgere tutto il territorio comunale o anche agire in maniera comprensoriale, è molto importante e essenziale la presenza di figure professionali di questo tipo. La presenza di figure professionali di questo tipo che portano in giro i turisti e li fanno girare, è chiaro, crea anche indotto economico per le attività commerciali. Molto spesso nella nostra città, quando i gruppi di turisti vengono veicolati da guide turistiche che provengono da lontano, non hanno e non sanno magari come farli girare per creare anche indotto economico alle nostre attività commerciali. Quindi ci proponiamo di arrivare anche a questo obiettivo. Abbiamo inserito l'esenzione sul biglietto per i minori di anni 6, e non ci siamo estesi perché vogliamo sviluppare anche il filone del turismo scolastico, quindi non possiamo andare troppo in là con le fasce di esenzione, ma in ogni caso esiste una tariffa agevolata, un biglietto unico per tutti e 5 i siti a 3,50 euro per i gruppi di almeno 10 persone. E poiché c'è questa agevolazione per i gruppi di almeno 10 persone, è facile capire che la presenza di persone o che abbiano un titolo di studio che gli consente di agire da guida turistica su quei siti ci consente di veicolarli. Non abbiamo inserito esenzioni per gli ultra 75 anni perché esiste già la possibilità, visto che gli anziani si muovono soprattutto in gruppi organizzati, di avere una tariffa agevolata. Non abbiamo inserito negli introiti la percentuale di introito tra l'ente e il soggetto concessionario, viene equamente divisa al 50%, e il soggetto concessionario
con valore premiale ha facoltà di offrire anche la cura dei beni chiusi, la cura del monastero, per esempio, che è un ambiente chiuso. E non abbiamo inserito nell'introito del soggetto concessionario chiaramente i matrimoni religiosi al monastero francescano dei Minimi, che necessitano, come ci eravamo riproposti, di un atto deliberativo specifico che garantisca anche alcune attività di natura promozionale, che coinvolga tutti gli operatori del settore. Io ringrazio, chiedendo a tutto il Consiglio Comunale di votare in maniera unanime questo atto, che penso sia un atto utile a tutti, con cui si va a mettere ordine in un settore, si vanno a valorizzare dei siti che credo tutti quanti abbiamo necessità di valorizzare, perché diventino nuovi attrattori di presenze turistiche. Ringrazio l'assessore alla cultura, ringrazio tutta l'amministrazione comunale, l'assessore al patrimonio Sticozzi, il segretario e gli uffici competenti che ci hanno permesso di redigere questo atto deliberativo. Grazie. Grazie capogruppo Cauteluccio. Ci sono interventi? Prego, consigliere Paglioni. Allora, noi l'abbiamo letto, noi votiamo contro, noi non siamo d'accordo a dare a terzi, i beni sono del popolo, non sono dell'amministrazione. Avremmo voluto in questo, dico la verità, era proprio imperativo per noi un dialogo su questo, in quanto dare a terzi, perché è doveroso per un'amministrazione, è doveroso essere sempre in primo piano sulle scelte da fare riguardo i nostri beni. Ci sembra un'opportunità mancata, ma soprattutto un'opportunità economica, invece di un affidamento. Perché non si è pensato ad una consulenza, a chiedere dei consulenti? Perché dover far sì che altri possano decidere anche solo per 2 anni come gestire? Poi sì, ora ho sentito parlare, il consigliere diceva che ho letto nella delibera che si cercano delle figure professionali, sì, dei laureati, assolutamente, ma perché non mettere una clausola che dovevano essere del posto? Cioè, si è sempre parlato in passato, proprio voi parlavate, di dare opportunità economiche ai disoccupati, creare posti di lavoro, e noi prendiamo un'associazione, a questo punto chiunque può partecipare. Noi non capiamo il perché. Era doveroso invece in questo momento storico prenderne atto, gestirlo col controllo dell'amministrazione e non darlo a terzi. Sì, ha chiesto la parola il sindaco, prego. Ma il punto è che io sono molto convinto che noi dobbiamo mettere a frutto i beni che abbiamo. È un problema in generale del Mezzogiorno d'Italia. Tutte le ricchezze artistiche, archeologiche, naturalistiche nel resto d'Italia, cioè da Roma in su, vengono messe a frutto in 2 modi. Il primo è quello di renderli fruibili dalla gente, e il secondo modo è quello di sostenerli, perché il punto non è ristrutturare il convento, è gestire il convento in maniera tale che arrivino le risorse per poterlo pulire, per poterlo migliorare, per poter pagare tutte le spese che comporta una struttura come quella. Non ce ne sono altri mezzi, se non quelli di, come si fa dappertutto, di creare un organismo che gestisca il bene e che lo mette a disposizione dei cittadini. Questo è il primo punto fondamentale, mettere a disposizione dei cittadini beni che diversamente sono chiusi, che stanno chiusi dappertutto, non solo a Diamante, dappertutto nel Mezzogiorno stanno chiusi, che non vengono visitati, che non vengono conosciuti, che non conoscono nemmeno d'altra parte i nostri stessi figli. Ma chi conosce l'anfiteatro? Per esempio la scuola su questo vorrà fare un lavoro, sul far diventare radice culturale tutto quello che è il patrimonio che noi abbiamo nella nostra città. Noi abbiamo un obbligo, che è quello di salvaguardare beni che diversamente non sono assolutamente possibili da gestire. Ed è evidente che se ci sono figure professionali in grado di farla
nella nostra città e qual è il problema? Il problema è che il comune non è in grado di gestirlo in sé. 13 persone, immaginate un pochino che noi ci mettiamo a gestire, speriamo di riuscirci. Io sono ottimista, ma spero che andiamo fino in fondo e che questi beni finalmente, quando ci va un turista o anche un cittadino per poterlo visitare, trova qualcuno che apre, che c'è e che lo porti dentro e faccia vedere quello che c'è dentro. Questo è il punto fondamentale. Il problema fondamentale è quello che nel sud spendiamo milioni, miliardi di euro, risorse enormi per ristrutturare, per ripristinare tutti i beni artistici e archeologici che abbiamo e poi rimangono chiusi. Io quando sono stato nel resto del mondo mi sono reso conto che dappertutto funziona così: arrivi, paghi il biglietto, c'è la guida e c'è un'organizzazione a monte che non è quella del comune, da nessuna parte del mondo c'è un'organizzazione che fa capo al comune, perché non può essere. Ci sono fondazioni, ci sono società di gestione, ma se noi vogliamo veramente fare in modo che quelli siano dei talenti che producono, perché è una ricchezza anche culturale, intanto ha un valore in quanto produce, certo, innanzitutto cultura, e quindi deve esserci qualcuno che viene pagato, apre e che dà la possibilità a chi vuole vedere il convento dei minimi, a chi vuole vedere tutto il resto dei beni che noi abbiamo nella nostra città, ad andarci. Questo è il problema fondamentale. Poi il resto è un dettaglio, è chiaro che ci sono figure. Guardate, il punto vero è educare a lavorare. Io ho imprenditori che tutti i giorni mi chiamano, che vogliono camerieri, lavapiatti, pizzaioli, cuochi, gente che va a lavorare negli alberghi, non riusciamo a dare risposte, perché questo reddito di cittadinanza è stata la morte del lavoro, se ce la vogliamo dire tutta com'è, senza voler entrare in polemica politica con nessuno, con la segretaria soprattutto, che è una grillina accanita. Questo è il punto vero, altre occupazioni. Noi dobbiamo educare al lavoro, diciamoci la verità. Io tutti i giorni, ieri mi ha chiamato un'imprenditrice turistica che ha bisogno di personale. Io ho detto: guarda Maria, non sono nelle condizioni di poterti dare risposte. Quindi il punto è, noi dobbiamo agire su due linee, su due strade. La prima è quella di valorizzare tutto questo mondo di ragazzi e di ragazze laureati che devono trovare quello spazio che possono trovare nelle nostre comunità, prima tra tutto nella valorizzazione dei beni culturali, artistici, naturalistici e tutto quello che noi possiamo mettere, ma magari venisse una proposta di qualcuno che gestisce il Parco Corvino. Come possiamo fare? Come può gestirlo il Comune? Noi abbiamo avuto una lunga trattativa con l'ACI, ma poi probabilmente a causa della pandemia si è interrotta, perché i comuni non sono nelle condizioni di poter gestire i loro beni. Questo è il punto fondamentale. Ma se noi per farci pagare il mercato, tu lo sai bene, ci sono voluti anni di fatti, la politica dei fatti. Quest'anno il mercato viene pagato. Fino all'anno scorso il mercato non veniva pagato. Perché per un comune è difficile organizzare, non c'erano i bagni, a proposito, mi ero dimenticato tra le cose che abbiamo fatto in silenzio, senza fare dirette, ci sono i bagni che sono aperti e sono a disposizione dei cittadini di Diamante, sia al mercato che sotto il lungomare. Il punto è che un comune, soprattutto nel mezzogiorno, ha una debolezza sia economica che organizzativa che non gli consente, se non va così, se non mette all'estero. Ma pensiamo di poter gestire l'anfiteatro noi abbiamo fatto un bando, speriamo che c'è qualcuno che... C'è stata una vecchia polemica, io sono sempre stato convinto, in contrasto con i nostri uffici, che è inutile dire che devono pagarci i canoni, tanto non ce li pagherà nessuno. Speriamo che c'è qualcuno che partecipa al bando e quell'anfiteatro lo faccia diventare una ricchezza. E una ricchezza non significa soltanto incassare 1000 euro per una serata. Una ricchezza significa che quell'anfiteatro si mette a funzionare e produce per la comunità e anche per le casse comunali introiti. Non ci sono dubbi, ma una cosa è certa, e lo dico
con l'esperienza che ho fatto del 2007 al 2013, che sto facendo oggi, che io i comuni, gli enti locali li vedo crollati nella loro capacità di poter affrontare con programmazione il futuro delle loro comunità. Se non ci sono norme che diano la possibilità agli enti locali, soprattutto del sud, facendo anche nelle norme che vengono messe in campo delle differenziazioni tra diciamo così, le prerogative che si danno ai comuni del Mezzogiorno e ai comuni del resto d'Italia. Noi non abbiamo le stesse capacità, sia organizzative, cioè un comune equivalente come Diamante in Emilia Romagna c'ha il quadruplo del personale, 5 volte il personale del comune di Diamante. Cioè noi abbiamo un vigile urbano, uno. Sarà certamente, ma noi abbiamo un vigile urbano, maresciallo Grosso, tutti gli altri sono vigili presi da graduatori che sono graduatorie stagionali. Quindi non sono, questo è il punto. Come potrebbe affrontare il buon vigile? Non credo che non abbiano manco un vigile, a Maerà uguale. O si aprono le maglie dei concorsi e si dà la possibilità di assumere, tanti soldi li spendiamo qua, se ci è consentito di prendere dei vigili a tempo determinato, quindi di produrre spesa per quel segmento della spesa pubblica del nostro ente o dei nostri enti, perché non dare la possibilità di fare assunzioni a tempo indeterminato con dei regolari concorsi? Questo è il punto fondamentale. Il Sud ha bisogno di una maggiore attenzione, di un allargamento delle maglie, ma non per consentire di non governare bene, per potersi riorganizzare. Diversamente noi non andiamo da nessuna parte. Anche la mobilità del personale. Noi abbiamo sacche nelle nostre regioni, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, eccetera, dove sono sacche di dipendenti pubblici che se venissero utilizzati nei comuni forse sarebbe un momento, o no? Quindi io credo che vanno riorganizzati gli enti pubblici del Mezzogiorno d'Italia. Questa è la mia opinione, non mi stanco di dirlo, lo dico anche in sede parlamentare. Non sono molto ottimista per il futuro del nostro paese, perché non sono molto ottimista per il futuro del Mezzogiorno. Quindi questo tipo di operazione è come dire, cominciamo a fare da noi per aprire il convento e consentire che al convento ci va qualcuno, che alla torre ci va qualcuno, che nell'anfiteatro ci va qualcuno, che alla tomba romana ci va, al mausoleo ci va qualcuno, cioè che cominciamo a mettere a frutto i nostri beni. Tutto qua, non c'è voler svendere e soprattutto non c'è non voler guardare alla disoccupazione, che c'è ed è una piaga profonda del Mezzogiorno d'Italia. Però insieme a questo ci vuole l'educazione al lavoro. Diceva la signora Ida Leone, e concludo, che tutti i lavori sono onorevoli e importanti e dignitosi. E quando facevo le scuole elementari, perché la signora Ida mi ha fatto le scuole elementari, e se come hai inculcato, mamma dice anche io te l'ho inculcato, è vero, perché anche mia madre è stata importante da questo punto di vista nel farci capire che, anche se in verità Diamante la storia dei ceti sociali non c'è mai stata, però il rispetto verso tutti. Però la signora Ida diceva una cosa che mi è rimasta impressa, che devo insegnare a mia figlia se ci riesco, e diceva che i lavori e le professioni equivalgono alle dita delle mani. Il netturbì faceva proprio così, mi ricordo come se fosse a mo', l'avvocato, o moratore, il medico, se non funziona uno delle dita, non funziona la mano. E quindi se non funziona lo spazzetto, o non funziona il muratore, non funziona la società. Quindi il punto è che però dobbiamo far capire a tutti che ogni lavoro ha la sua dignità e che il lavoro spesso è fatica. Sarò all'antica, ma proprio perché non mi devo più ricandidare, quindi non sono alla ricerca del consenso, posso dire quello che voglio e quello che penso. Cari ragazzi e care ragazze, il lavoro spesso è fatica il lavoro. E se noi non prendiamo atto di questo, consentite, parlare di disoccupazione e demagogia, lo facevo pure io, ma lo facevo a 20 anni. Però. Grazie. Un attimo, prego, consigliere.
No, niente, il sindaco è un abile oratore, ormai lo conosciamo da parecchio tempo, quindi ha sviato il discorso. Noi non è che siamo contrari ai beni che abbiamo non vengono messi a frutto nel nostro, ma abbiamo detto delle cose diverse. Uno, abbiamo cercato di dare una collaborazione, e questo non mi sembra un modo di fare di vedersi e di fare insieme, no? E secondo è che la consigliera ha detto altre cose e avrà chiesto pure che, ma parliamoci chiaramente, noi siamo al 3 di luglio, a meno che non avete una lista già disponibile, per quest'estate non possiamo fare niente su quello che il consigliere Cauteruccio vuole fare. Siamo arrivati già all'estate, quindi abbiamo tutta la possibilità e il tempo di poterci ragionare e poter vedere che cosa può essere la soluzione migliore. Quello che ha detto la Paglionico con quello che dice il consigliere Cauteruccio. È questo che uno... Cioè, è logico che... io stesso, che ero assessore ai lavori pubblici, sia con Ernesto Magorno che con Gaetano Sollazzo, non voglio che questi beni non vengano ottimizzati e fruiti da tutte quante le persone che possono venire, però bisogna fare una ricognizione insieme a tutti quanti, ma nello stesso tempo nei tempi giusti, perché io ritengo che oggi al 3 di luglio non so che tipo di bando potrai fare che questo bando dopo durerà per 2 anni più uno, e quindi bisogna vedere quali sono le possibilità che si possono dare. Ci sono altri interventi? Prego, capogruppo Catena. Giusto solo per dare qualche notizia. Silenzio. No, giusto solo per dare qualche notizia. Parto dal consigliere Benvenuto, perché effettivamente poi dobbiamo ragionare di numeri. Siccome il consigliere Benvenuto diceva che siamo al 3 di luglio e è difficile trovare un soggetto gestore, io sono abituato a ragionare con i numeri. Quando noi abbiamo aperto quei beni nel ponte di Ognissanti, 1° novembre, in 3 giorni, siccome abbiamo censito le visite, in 3 giorni abbiamo avuto 400 visite, perché li abbiamo aperti. E in quei giorni, poiché c'era un'iniziativa ad hoc, non facevamo pagare il ticket, chiaramente, ma abbiamo sperimentato e abbiamo toccato con mano quanto siano appetibili i nostri beni culturali, consigliere Benvenuto. Quindi penso che a fronte di questa appetibilità e a fronte del fatto, come diceva il sindaco, che È inutile reiterare e continuare a dare un bene in gestione pensando che qualcuno ti possa pagare un canone di locazione. Oggi gli enti locali, che sono svuotati, che sono crollati, che non possono, almeno nel nostro caso, nel caso del comune di Diamante, assumere nessuno, perché è questa la notizia che dobbiamo dare. È inutile che ci diciamo facciamo la gestione diretta se non possiamo assumere nessuno. Se lei poi mi dice che possiamo assumere qualcuno, me lo porta su carta, mi dice guarda ti stai sbagliando, noi possiamo assumere Franco, Antonio e Ornella per farli stare lì, e il comune li assume e sarebbe ben felice di farlo, però lei sa bene che non lo può fare il comune di Diamante questo, consigliere Benvenuto, mi sto sbagliando, o possiamo assumere qualcuno? Le diceva il sindaco che abbiamo un vigile urbano, tutti gli altri sono reclutati a mezzo graduatorio e stagionato. E sono degli eroi. E tutti quanti in questo consiglio comunale lo sappiamo bene, gliene diamo atto a tutti. Quindi o facciamo così o non lo facciamo e continuiamo a tenerli chiusi però. Lei pensa che sia meglio continuare a tenerli chiusi? Io penso di no. Tutti quanti pensiamo di no.
E vi chiedevo, attenzione, e vi chiedevo, poiché questa ricognizione di cui lei parla, se si è fatto un biglietto unico per creare un circuito, è stata fatta. Le faccio notare una cosa. Quando lei era assessore, su umilmente, lo dico sommessamente, avevamo fatto anche qualche sollecitazione, però è meritorio, è stata acquisita da parte del comune una servitù pedonale di passaggio al mausoleo, pagata 12.000 euro. Che facciamo? Ce la teniamo in tasca per non portare, perché non porti alcun frutto, o la mettiamo a reddito? Si è cambiata la prospettiva, non c'è più do il bene in gestione e tu mi dai un canone di locazione. No, partecipiamo agli introiti, ci prendiamo insieme il rischio d'impresa. Qui non c'è un canone di locazione, c'è una percentuale di introito, quindi è interesse del concessionario e dell'ente farlo funzionare, perché si partecipa insieme agli introiti. Siamo sicuri, è chiaro che poi bisogna metterli in atto, bisogna metterli in pratica, deve funzionare, ma se riusciamo, poiché l'atto deliberativo si propone anche di accompagnare la gestione con delle campagne promozionali ad hoc, creando un'app per le prenotazioni online, cercando di utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione e di marketing utili, con quei numeri che noi abbiamo toccato, sono rimasto stupefatto anch'io, non pensavo potessimo ottenere quei numeri nel Ponte di Ognissanti, invece i numeri erano quelli, per questo la struttura risulta appetibile. Consigliere Benvenuto, tenga conto di una cosa, che noi abbiamo aperto il monastero francescano dei Minimi e abbiamo aperto il primo piano della torre semaforica al Ponte di Ognissanti. L'attrattore principale, che è la torre del semaforo, su cui c'è bisogno di completare l'agibilità, c'è bisogno di ingressi a numero controllato, diventerà quello l'attrattore principale, e non l'abbiamo ancora sfruttato. Il mausoleo romano, che è un unicum in tutto il meridione d'Italia, non l'abbiamo ancora sfruttato, non l'abbiamo nemmeno pubblicizzato, stiamo cominciando a farlo adesso, e abbiamo avuto quei numeri, che erano monchi, perché avevamo soltanto il monastero francescano dei Minimi, che destava curiosità, perché non era stato mai visitato da nessuno, perché era rimasto sempre chiuso. Ma attenzione, non sto facendo una constatazione di fatto senza alcun, sì, facciamo concludere, senza poi, alcun, yeah, cioè, facciamo concludere, sto semplicemente dicendo che, a fronte del fatto che il comune non può assumere nessuno, che ha la necessità di aprire questi beni, si utilizza l'unica formula possibile per utilizzarli, aprirli e gestirli con un cambio di prospettiva. Però non faccio più la formula inutile di bene in gestione con canone di locazione che poi non me lo paga nessuno. No, partecipiamo agli introiti a metà e cerchiamo quindi, visto che l'interesse è comune, di farli funzionare. È chiaro che, trattandosi soprattutto di, non si può scrivere purtroppo in un bando o in una manifestazione di interesse, faccio lavorare solo quelli del posto, però noi abbiamo inserito chiaramente la volontà, penso di sì, la volontà dell'amministrazione comunale di coinvolgere delle persone che hanno un titolo di studio che a Diamante non è stato mai valorizzato dagli enti pubblici: la conservazione dei beni culturali. E la possibilità è lì che possiamo agire invece sui giovani del posto, andando a premere, a sollecitare sulla provincia, sulla regione, perché indicano i bandi per le professioni turistiche a questi soggetti che hanno la laurea in conservazione dei beni culturali e che potrebbero guadagnare tanti soldi, li stimoliamo a partecipare agli esami di abilitazione per la qualifica di guida turistica, perché sono gli unici soggetti, insieme ai laureati in lettere di solito, che possono partecipare all'esame. Tutti gli altri non possono partecipare a questo esame di abilitazione. Non esistono altre formule possibili in questo momento, a meno che il segretario comunale non prenda il microfono e ci dice a tutti: vi siete sbagliati, il comune può assumere dei soggetti. Ma non credo che sia così. Allora, quello che ti voglio chiedere è una cosa soltanto: tu hai già una ditta pronta, oppure siete appena fatto un bando e quindi... No, consigliere Benvenuto, è una manifestazione di interesse. L'ente indice una manifestazione di interesse e poi i soggetti concessionari, aspiranti concessionari, partecipano. Non ci sono le ditte prima della manifestazione di interesse.
Sarebbe un bando, pensiamo a una manifestazione di interesse. Non potremmo fare neanche l'atto di indirizzo in consiglio comunale. Avremmo potuto parlarne perché non c'è la tempistica per essere pronti qualsiasi associazione a venire qui ad agosto, ad aprile, al Ma quest'anno abbiamo anche risolto, per l'estate saremo coperti. Sarete coperti, allora non potremmo fare neanche l'atto di indirizzo se fosse così. Però noi chiedevamo altro. Non potremmo fare neanche l'atto di indirizzo in consiglio se fosse così. Ha chiesto la parola il vice sindaco Pascale. Ma intanto ringrazio Antonio, Costanza, Francesca per la capacità che hanno avuto di creare sintesi per dei beni che sono veramente di difficile gestione. Ma poi che la considerazione la faccia il consigliere Paglionico è anche giusto, perché c'è in sindrome la voglia di collaborare e di dare una mano, ma che la fai dopo lui. Hai amministrato questo paese una vita, sai benissimo che l'anfiteatro dei Ruiri l'abbiamo sempre dato gratuitamente, e questo ci ha permesso di avere degli artisti come Baglioni, Venditti, Pino Daniele, Anna Oxa e Giorgio, chi ne ha più ne mette. Quindi sai benissimo che non è possibile e non sarà mai possibile che questi beni, c'erano i segretari che ci rincorrevano tutti quanti che dovevamo farli pagare, però vabbè, comunque è stato. Ma guarda, ti ricordi, forse gli ultimi 5 anni, ma quando ho gestito io e l'ho gestito per 15 anni quel teatro, il discorso era completamente diverso. Il sindaco ha detto una cosa giusta, che io condivido in pieno, quello della ricerca di qualcuno che lo gestisce gratuitamente. E gestire l'anfiteatro significa pulirlo, sistemarlo, gestire i parcheggi, non è solo l'aspetto legato agli artisti che dovranno venire. Quindi speriamo che, anzi qualcuno già ha risposto, perché come diceva Antonio sono dei beni appetibili, sono in una zona bellissima. Il teatro dei Ruiri forse a livello sia archeologico che di panorama forse è il più bello che c'è in tutto il meridione, levato il teatro di Taormina. Quindi per lui sappi che se c'è qualcuno che viene noi diamo il benvenuto. Facciamo l'esempio dell'anfiteatro legato alla gestione anche dei beni culturali. Sono nella stessa area. Bene, penso che i gruppi si siano chiariti, possiamo procedere all'approvazione del punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari. Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari. Bene, la proposta è approvata. Siamo al penultimo punto all'ordine del giorno, siamo al sesto punto, penultimo punto del Consiglio. Approvazione proposta per la sospensione dell'applicazione del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto legge 34 2016 numero 34, così come modificato dalla legge di conversione 28-6 2019 numero 58. Prego l'assessore e vice sindaco Pascale, prego.
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 25 del 25/10/2019 è stato approvato il regolamento disciplinare misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto legge, così come modificato la legge di conversione 28/6 del 2019. Considerato che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 gravemente prostrato l'economia del Paese e che in relazione alla straordinarietà del momento storico vengono messe in campo da vari livelli istituzionali di governo tutte le misure possibili per superare le conseguenze economiche della pandemia, ritenuto di porsi al fianco di ogni persona che affronti i costi economici e sociali emergenziali, dare un segnale di forte fiducia nella ripresa e nella volontà del tessuto economico di dare una risposta adeguata alla crisi, cogliendo al meglio le opportunità di profitto date dalla stagione estiva ormai quasi iniziata. Ritenuto quindi, per le motivazioni supposte, proporre al Consiglio Comunale l'immediata, sino al 30 settembre 2020, dell'applicazione del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto legge 34/2016, così modificato dalla legge conversione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. Propone di autorizzare i responsabili del settore, anche nelle more del recepimento consiliare, a non provvedere alla richiesta dell'attestato di regolarità tributaria comunale per l'istruttore delle pratiche, stabilendo per le pratiche in essere, qualora vi fosse attestato negativo o non ancora elaborato, che la pratica venga rigettata e comunicata all'interessato di ripresentare nuova richiesta per il riavvio dell'istruttore con il nuovo TER senza richiesta di regolarità tributaria comunale. Voi sapete benissimo che prima era richiesta la regolarità tributaria per la concessione del suolo pubblico e di quant'altro per quanto riguarda le licenze, e che proprio in funzione del Covid questo regolamento è stato completamente rivisto, è stata data la possibilità per il prossimo anno di regolarizzare sia per quanto riguarda i tributi e tutto il resto. Quindi si dà la possibilità di avere comunque non rigettata la richiesta di suolo pubblico o quant'altro. Grazie Assessore. Ha chiesto la parola al Sindaco. Prego, Senatore Magone. Volevo dire soltanto che ovviamente non possiamo non votare a favore di questo regolamento, che è stato applicato in un momento ante-Covid, quindi quando si cercava di riorganizzare il paese anche sotto questo punto di vista, anche per quanto riguarda le imposte non pagate, e quindi prevedeva appunto una serie di restrizioni per le nuove licenze, per le nuove autorizzazioni. Ovviamente in un momento particolare come questo, in estate devono lavorare tutti, dobbiamo far lavorare tutti, e quindi la moratoria ci sta tutta fino al 30 settembre. Speriamo di poter riprendere nella normalità per le prossime stagioni. Sono un amministratore buono, non è per te. Bene, grazie. Prego, sì. No, io condivido molto questo provvedimento che abbiamo adottato, e credo che sia giusto essere andati in questa direzione. Mi auguro che anche negli altri comuni abbiano fatto la stessa cosa, e mi pare che sia giustissimo che si vada in questa direzione. Io volevo chiedere agli uffici finanziari di sospendere anche il suolo pubblico per le altre attività commerciali, perché ritengo che ci sono attività commerciali che non hanno avuto nessuna ripresa fino a questo momento. Non è solo un fatto dovuto alla nostra comunità, io me ne accorgo anche frequentando Roma per esempio, soprattutto il centro è completamente in crisi, è come se veramente fossimo nel dopoguerra in questo momento, ma anche nella nostra comunità, mentre i pubblici esercizi, le attività di ristorazione, di bar, soprattutto a Diamante, hanno avuto una notevole ripresa. Basta andare la sera in giro, grazie a Dio, nei nostri ristoranti per renderci conto di come la ripresa c'è. Altre attività questa ripresa invece non l'hanno ancora avuta, mi riferisco a tutto il settore dell'abbigliamento, a tutto il settore
gli articoli da regalo, insomma, a tutti gli altri settori che questa ripresa ancora non l'hanno avuta e che meritano anche un'attenzione da questo punto di vista, quindi anche un'attenzione che è una piccola attenzione, perché il grosso del suolo pubblico che noi incassavamo era arrivava soprattutto dai pubblici esercizi, dalle attività di ristorazione, però mi pare che dare una attenzione anche alle altre attività sia importante, quindi io chiedo agli uffici competenti e anche all'assessore di predisporre tutti gli atti per adottare questo provvedimento che sospenda il pagamento del suolo pubblico anche per tutte le altre attività che, consentitemi di dire, vedo ancora più inginocchiate e più in crisi di altre attività. Un pensiero particolare va anche agli albergatori, perché mi pare che è un problema internazionale, sono una delle categorie più colpite in questo momento nel settore specifico dei servizi ai turisti, agli ospiti che arrivano nella nostra città, ma in generale nel nostro paese, in Europa. Quindi un pensiero particolare, perché c'è, a parte la riduzione vera che sono costretti a fare, non possono barare come magari tendono di fare altri, perché sono tenuti ad avere alcuni parametri che magari altre attività possono evitare aggirando gli ostacoli. Quindi un pensiero particolare, un sostegno particolare per quello che potremo fare. È vero, ci sono dei provvedimenti sia da parte degli ultimi decreti messi in campo dal governo e anche da parte della regione, però insomma, mi pare che vanno sostenuti. Io li ringrazio, come ringrazio i commercianti rappresentati da Edoardo Grimaldi, che insieme al COC è stato ed è ancora in prima linea in un'attività importante nella nostra città, ma anche gli operatori del consorzio turistico degli albergatori stanno dando un grande contributo e deve lavorare, ma è in crisi, ecco perché voglio togliere il suolo pubblico, perché magari se gli servono glielo facciamo pagare. Bene, grazie. Procediamo all'approvazione. Favorevoli? Questo è tutto, unanimità? Sì. Immediata sensibilità? Ok. Unanimità. Siamo arrivati all'ultimo punto dei lavori del Consiglio Comunale. Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Io ringrazio anche su questo la Commissione Regolamento e il Segretario Comunale che anche su questa proposta ha licenziato questo testo in tempi rapidi, eccetera. Ha chiesto la parola il consigliere al welfare, Ornella Perrone. Prego. Ci vedo provato, Presidente. Chiedo scusa per la mascherina, ma io sono una... Lince. Io sponsorizzo talmente la mascherina sempre e comunque, spero che si senta, anzi dirò due cose. Che cos'è questo regolamento? Allora, la finalità del regolamento è quello di favorire principalmente una fattiva collaborazione tramite proposte che vengono direttamente dai cittadini oppure al contrario in risposta alle proposte che vengono dall'amministrazione comunale. Quindi questo è solo, dopo che saranno fatte queste proposte, sarà stipulato un vero e proprio patto di collaborazione che determinerà e disciplinerà le relative modalità dell'intervento e le attività concordate in essere allo stesso patto. Il testo prevede diversi settori di intervento che spaziano dalle tematiche ambientali come le attività di tutela, ripristino, conservazione, manutenzione e custodia di parchi pubblici, aiuole e aree verdi. Quindi dobbiamo anche infine rilevare all'attenzione del Consiglio Comunale che il regolamento prevede una fase sperimentale dello stesso per uno spazio temporale di un biennio, allo scopo di coinvolgere i cittadini attivi nella sua attuazione per poi successivamente valutare l'adozione di interventi correttivi inerenti alla definitiva stesura del testo.
Io ringrazio il Presidente della Commissione Daniela Marsiglia e vorrei ringraziare il nostro Presidente del Consiglio che ci dà sempre un grande aiuto quando ci mettiamo, vero Daniela? Quando, perché è veramente un aiuto concreto che ce lo dà in tutti i momenti. Grazie Presidente. Grazie Consigliere, prego Consigliere Marsiglia. Ovviamente come già detto è stato, cioè, questo regolamento è stato già discusso, valutato in, in sede di commissione, quindi ci accingiamo ad approvarlo all'unanimità. Si tratta di un regolamento adottato già da tanto tempo, da alcuni anni in molti comuni d'Italia, soprattutto nei comuni del nord, dove già da tempo si è capita l'importanza che la collaborazione attiva tra i cittadini può avere sul benessere di una comunità. Si tratta di un regolamento in questo caso di indirizzo generale, perché come ha detto anche Ornella, racchiude una serie di fattispecie, può racchiudere svariate situazioni che vanno poi disciplinate caso per caso con i cosiddetti patti di collaborazione tra l'ente e i cittadini che si renderanno volenterosi a fare questo tipo di collaborazione. In commissione, proprio per incentivare tali forme collaborative, abbiamo introdotto la possibilità di sgravi, di agevolazioni per coloro che vorranno sottoscrivere tali patti, che ovviamente verranno disciplinate nei patti di collaborazione, nei vari contratti che verranno stipulati in relazione al tipo di intervento e ai tipi di interventi che verranno fatti sui beni comuni. Si deve però quindi non perdendo di vista però la natura non privatistica del bene stesso, che rimane comunque un bene ad uso pubblico e soprattutto un bene di proprietà dell'ente che potrà, di cui potrà ottenere la disponibilità per qualsiasi esigenza in qualunque momento. Bene, prego capogruppo Calderoni. Giusto perché... Grazie Presidente. No, non per me. Sì, quello che diceva il Presidente Marsiglia, diceva il Consigliere Perrone, è un aspetto molto importante che va probabilmente un po', anche se si tratta di beni diversi e di una formula diversa che non prevede introiti ma sgravi tributari, anche nella direzione che abbiamo intrapreso con i beni culturali, cioè la collaborazione tra l'ente e i cittadini in questo momento. Il regolamento addirittura costringe, impone ai cittadini di fare queste richieste in maniera consorziata, condivisa, cioè non c'è più, come diceva Daniela, questo già avviene in tanti comuni del nord, in cui c'è la valorizzazione del bene comune senza pensare a che cosa, qual è il guadagno che mi porto, ma il godimento del decoro urbano collettivo. E visto che abbiamo fatto questo lavoro con la Commissione Regolamenti, chiaramente mi auguro che insieme agli uffici, vi propongo insieme agli uffici anche di cominciare a censire questi beni, di individuare le zone. Il segretario parlava per esempio di alcuni aspetti molto importanti di aree che sono state cedute al comune o che deve esserne definita la cessione in seguito a lottizzazioni, potrebbe andare a incidere su questi aspetti in maniera molto importante. Però l'aspetto qualificante di questo regolamento è la gestione condivisa, l'adeguata pubblicità, il censimento degli spazi e la volontà da parte dell'amministrazione comunale e del consiglio comunale, tutto credo in questo caso, di passare dalla mentalità del singolo, del furbetto che magari si chiude lo spazio, a quello della collettività, del bene collettivo, del godimento collettivo e della gestione condivisa degli spazi. Per cui ce lo proponiamo, magari, visto che devo dire, lo dico con grande piacere, che la Commissione Regolamenti lavora, funziona e, come diceva il Presidente, anche grazie alle sollecitazioni continue del Presidente, si riunisce e riesce a licenziare testi come questo in tempo abbastanza rapido. Ci proponiamo di censire questi spazi, di coinvolgere la popolazione, anche perché poi alla fine di tutto questo discorso il bello e l'utile qual è? Che ci saranno tanti spazi per cui il Comune non avrà più l'incombenza della manutenzione e della pulizia, con notevole risparmio. Grazie, scusatemi. Chiesto di intervenire il sindaco. Ovviamente condivido pienamente il lavoro che avete fatto e il regolamento. Volevo ricordare a tutto il Consiglio Comunale e anche al Presidente della Commissione, la dottoressa Marsiglia, subito dopo la pausa estiva è un eufemismo, perché per noi è un momento di lavoro l'estate. Bisogna immediatamente
portare a termine quello che ci siamo detti rispetto ai, alle attività commerciali che vengono, stanno aperte, ne vedo anche in questo momento, che fortuna il Covid è stato per alcuni quest'anno, quando mi riguarda. E vengono, aprono 30 giorni e se ne va. Questa cosa non è possibile, non la vogliono i cittadini, non è eticamente giusta, quindi io vi prego di fare in modo, lo dico anche agli uffici, che mettendo in gambo e utilizzando tutte le norme che ci consentono di fare questa operazione, di stringere il più possibile la possibilità di stare qui, eliminare completamente le attività estive, vanno eliminate dal mio punto di vista, e ridurre al minimo la possibilità di stare qui. Chi sceglie di venire a Diamante deve lavorare a Diamante tutto l'anno. Ci sono attività di pubblici esercizi come la canna rotea, lo spuntino, Nerone, altre attività, il capriccio, qualcuno mi sfugge, tutte, molte attività, così come molte attività commerciali che stanno aperte tutto l'anno, sobbarcandosi spese, lavorando e prendendo e dando un contributo al paese. E arrivare in un paese e trovare la metà dei negozi chiusi è come se ci fosse un funerale. E non è una, è una questione sulla quale dobbiamo intervenire, lo abbiamo letto, mi pare che su questo eravamo tutti d'accordo. Io vi prego, subito dopo l'estate, di mettere in campo, lo chiedo anche alla dottoressa Santò, un regolamento che, se è possibile, abolisca proprio completamente la possibilità di che ci il termine attività estiva. Non ci deve essere più il termine attività estiva. Non deve esistere. Chi apre un'attività deve essere un'attività commerciale a tempo indeterminato. Lasciatemi passare questa, sempre nella cosa che non mi devo più candidare, posso dire quello che penso, perché io lo trovo profondamente ingiusto che ci siano attività che aprono tutta la mattina e invece molte altre che vengono solo a prendere il bottino durante l'estate. Non è possibile, è un atto di rapina, perché c'è gente che invece rende un servizio ai cittadini, alla città che arriva nella nostra città. Quindi io vi prego di mettere in campo tutto quello che è possibile e che è nelle norme per poter arginare questa, e se no faccio un'ordinanza e abbiamo risolto. Bene, su questo abbiamo iniziato già a parlare, però come dice il sindaco serve un coordinamento, no? Dei tempi più approfonditi, no, dobbiamo trovare i tempi anche col segretario comunale per fare un approfondimento, perché è una materia talmente vasta che richiede tempo, però si va nella giusta direzione. Vabbè, approviamo il regolamento. Unanimità, immediata esecutività, Bene. Sì, prima di concludere i lavori ha chiesto la parola. Voi sapete che io nel governo del paese non ho mai, diciamo così, tenuto in conto degli schieramenti politici. Quando ho dovuto dare atto di buoni provvedimenti, di buone iniziative, ho sempre dato merito a chiunque, al di là dell'appartenenza agli schieramenti politici. Però, così come ho dato atto alla nuova giunta regionale di aver dato una mano alla nostra città sulla questione del porto, francamente alcune decisioni sono state accelerate grazie anche agli indirizzi politici della giunta regionale. È vero anche che sul porto sono state fatte cose in questi 10 mesi che non erano state fatte prima, però così come per esempio mettere a disposizione l'aria ai pescatori, non era stato fatto prima, è stato un segnale importante quello del mercato l'aria. Anche aver dato alla ciurma quella possibilità di gestire la lancia, come si chiama? L'alaggio sotto nel lato sud del lungomare, è stato un segnale importante, che è un segnale in controtendenza
così come aver depositato la Procura della Repubblica di Catanzaro. È stato molto importante aver conferito l'incarico per la richiesta di... L'ho firmata io la denuncia che è stata portata alla Procura della Repubblica di Catanzaro. Porta la sottoscrizione del sindaco Ernesto Magorno, quella denuncia, non di altri. Della denuncia della Procura della Repubblica. La giurma mi pare che l'altro l'abbiamo letto l'altro giorno, il 3, l'abbiamo letto alcuni giorni fa. Se c'era non lo so, noi l'abbiamo dato, certamente. Se ci fosse e non è stato utilizzato, mi è sconosciuto saperlo. Certo è che a me risulta che l'atto concessorio è stato fatto. Nella scorsa amministrazione facevano un utilizzo non formalizzato. Ah, ecco. Diciamo. E le cose italiane. Mi pare che invece quando si fanno nella regolarità, le cose, bisogna assumersi la responsabilità degli atti amministrativi. E arrivo al punto. Degli atti amministrativi bisogna assumersi la responsabilità. È facile dire vai là, perché si può arrivare alla capitaneria di porto. Il problema non è del sindaco, ma è della ciurma, non del sindaco. Ma non è stato fatto niente di legare. Devo però dire invece che per la questione della raccolta dei rifiuti, o la regione mette in gambo provvedimenti immediati, o noi saremo tra qualche ora al collasso. Io mi sono sentito con gli altri sindaci, è anche un'informativa che voglio dare ai cittadini. I disservizi che ci sono in questi giorni, in questi due giorni, non sono dovuti a problematiche nostre, ma sono dovute a problematiche che dipendono dal conferimento nelle discariche. Oggi, oltre ad aver chiuso la discarica di Calabria Macera, ha chiuso pure Rossano. Abbiamo problemi dappertutto. O la regione capisce che questi due mesi sono i mesi più importanti. Tra l'altro con il Covid, quella dei rifiuti dovrebbe essere un'emergenza anche da un punto di vista della gestione istituzionale. Io mi sono sentito con un po' di sindaci, o intervengono o saremo costretti nei prossimi giorni a mettere in campo iniziative dure. Anche quello di mettere i camion con la spazzatura sulla strada e bloccare il traffico. Cioè se c'è bisogno lo dobbiamo fare. Io lo so che sono un parlamentare, ma sono abituato però anche a curare gli interessi della mia comunità. O si assumono le responsabilità che francamente sono assunte tutte le giunte regionali, anche quella precedente, verso la quale non ho mai avuto grandi dichiarazioni di sostegno. Però devo dire che sulla questione dei rifiuti, al momento opportuno, le diverse assumono la responsabilità. Bisogna assumersi la responsabilità producendo atti che possono essere facendo ordinanze, ne ha fatte tante la Sandella ordinanze come ne abbiamo fatti i sindaci, si assumono la responsabilità e danno la possibilità ai comuni di poter andare a conferire, perché diversamente, io lo dico ai cittadini di Diamante, noi tra qualche ora saremo nella piena emergenza, è un'emergenza epocale che la nostra regione non ricorda mai, perché siamo a luglio. Sindaco, ci sono sempre dei cicli. Siamo a luglio. Adesso questi qua stanno tirando la corda per poter... Sì, ho capito, però, siccome loro svolgono... Ma loro svolgono un servizio che è un servizio pubblico, quindi un'ordinanza del Presidente della Giunta regionale. E dopodiché ci dicono quello che dobbiamo fare, a chi dobbiamo pagare, come non sanno a chi devono pagare. A chi dobbiamo dare l'atto non c'è, il sindaco di Rende si è dimesso. Con i poteri sostitutivi, il presidente della giunta regionale faccia quello che deve fare e si assuma la responsabilità. Io l'ho voluto dire perché mi rendo conto che questa è un'emergenza importante anche a livello di immagine, non è una cosa positiva dare l'immagine che nella nostra regione da un capo all'altro siamo pieni dappertutto di rifiuti che non vengono raccolti. Noi non siamo nelle condizioni di poterlo più sopportare, quindi mi voglio augurare che o nelle prossime ore arrivino soluzioni vere o diversamente io credo che i sindaci faranno bene ad assumere iniziative importanti e anche diciamo così che possano avere poi risultati. Diversamente non riusciamo a parlare con nessuno, non riusciamo a parlare con nessuno, non abbiamo interlocutore, io credo che
è una situazione, prima diceva un cittadino, sindaco la spazzatura, ha ragione. Il punto vero è che i problemi rimangono in capo ai sindaci, in capo alle amministrazioni locali, in capo ai cittadini, che non riescono più a sopportare questo stato di cose. Quindi volevo semplicemente fare questa comunicazione. Bene. Sono le 19 e dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie e buona serata a tutti.